Ah, Mister Leone, c'era scritto sulla schiena, che bomba, effettivamente penso una gioia così è quasi indescrivibile. Sì, veramente indescrivibile perché ottenuta dopo una stagione esaltante, una stagione che ci ha visto i protagonisti anche in campionato, che ci ha visto meritatamente secondi, dietro un'ottima squadra come la Valle del Tevere, però con in più erano 11 partite, compresa questa finale di Coppa Italia, dove sapevamo che qualcosa dovevamo prendere, insomma, dovevamo cercare di arrivare a fare questo salto di categoria. Abbiamo, credo, strameritato proprio come stagione, oltre che come, diciamo, impostazione su questa partita, e quindi abbiamo risposto a tutti quelli che forse magari utilizzano i social network in maniera anche, ma posso dire, vorrei dire incompetente, e fatemelo di incompetente, insomma, perché è facile scrivere su una tastiera fallimento tale quanto dopo essere arrivati secondi dietro la Valle del Tevere e avere una finale da giocare Coppa Italia. Se questo è fallimento, voglio farli tutti gli anni. Soprattutto direi che penso una delle cose più belle sia stato vincere con tutta questa gente qui a Monterotondo. Sì, questa l'ho detto prima, questa era stata, al di là di come finiva questa partita, è stata la nostra vittoria più bella. Noi abbiamo iniziato che al campo le prime giornate di campionato a Marina, allo stadio, c'erano 15-20 persone, non di più, compresa la dirigenza. Venire qui a trovare 400-500 persone festanti che cantano dall'inizio, per noi è stata una vittoria, insomma, incredibile. Dedicata a loro come dedicata ai presidenti, in particolare a Bianchi, che ha avuto una stagione dir poco travagliata, è il minimo, insomma, dall'infortunio del figlio a un importante lutto, e quindi la dedichiamo interamente a lui e a Luigi Muccini, il papà di Federico. Senta, adesso bisogna festeggiare, però bisogna anche pensare al futuro. Mister Leone, quanta voglia ha di restare a Marino per l'eccellenza, e ovviamente se dovesse restare, cosa ha in mente di fare l'anno prossimo? Vabbè, ci pensiamo da domani, io sono contentissimo di restare qua e credo che c'è tanto lavoro da fare anche in eccellenza, credo che sia una categoria che mi compete, quindi da domani inizieremo a pensare al futuro, insomma, sperando di fare una buona figura anche in una categoria al massimo campionato regionale.